Ciao a tutti da Michela. Ciao da Fabio. Vediamo una proposta di riscaldamento preparatorio, quindi propedeutico ad un circuito di tipo dimagrante o tonificante. Proprio impostato sull'home fitness, quindi qualcosa che chiunque può fare, eseguire, A senza casa. necessariamente avere attrezzature come tapis roulant o quant'altro, ecco. Allora, quindi vediamo inizialmente una nuotata, ruotiamo le braccia come se facessimo una nuotata a dorso e poi in senso contrario andiamo a nuotare sempre in aria come se facessimo uno stile libero. E questo è un riscaldamento scapolo-omerale. Esattamente. E facciamo tipo 30 secondi a dorso, Sì. 30 secondi a stile, ecco, 20 a crawl. ripetizioni, ecco, diciamo, più o meno. Dopodiché, Dopo aver riscaldato un po' la parte alta, diciamo, quindi le articolazioni della scapola omerale preparatorie a esercizi di parte alta. stando sempre con le gambe divaricate, andiamo a divaricare ulteriormente e facciamo degli squat plié. Quindi le punte dei piedi sono leggermente ruotate esternamente e facciamo dei piegamenti sulle gambe verticalmente di modo da aumentare il riscaldamento questa volta a carico degli arti inferiori. Certo. E anche per scaldare bene l'articolazione dell'anca, no? Quindi con questa rotazione esterna e con questa posizione divaricata andiamo a scaldare bene tutta questa parte. Quindi qua vediamo dei mezzi squat praticamente, quindi dei movimenti non eccessivi, ecco, comunque controllati. Qui vediamo invece un riscaldamento del bacino e quindi una mobilità del bacino con le mani dietro la nuca, posizionate dietro la nuca e una retroversione antiversione del bacino, sempre tenendo le gambe divaricate con un movimento dinamico Coordinato questo movimento col con la respiro, con la respirazione. respirazione Quindi diventa. andiamo ad espirare in retroversione, quindi quando portiamo in avanti il movimento, e ad espirare invece quando andiamo indietro. Passiamo a fare qualche affondo. In avanti, in questo caso, quindi mantenendo le braccia, le mani dietro la nuca, quindi il petto aperto. Attenzione sempre al movimento dell'affondo, quindi a non superare con il ginocchio la punta del piede per non caricare l'articolazione del ginocchio. E questa è una versione, diciamo avanzata, possiamo dire, Sì, perché sicuramente sì. consigliamo a chi approccia per la prima volta questo tipo di circuito, comunque di esercizio, magari di portare anche le braccia lungo il corpo, ecco. O magari addirittura di usare un appoggio lateralmente. Comunque di aiutarsi, ecco. Certo. Quando manca ancora la stabilità, conviene. In ultima battuta andiamo sempre con le gambe divaricate a estendere le braccia lateralmente, a fare delle rotazioni in aria, quindi disegniamo dei piccoli cerchi in aria con prima in senso orario e poi cambiando verso in senso antiorario o viceversa, insomma, come si preferisce. In questo caso prosegue, diciamo, il riscaldamento della parte alta dell'articolazione scapolo-omerale, nello stesso tempo anche dei muscoli delle braccia, no? E questo inizialmente si può rivelare anche faticoso come Sì, esercizio, decisamente. non è così banale. Ora andiamo sempre a toccare un po' la mobilità andando a fare questi spostamenti laterali. Ecco, vediamo che sul bacino abbiamo il punto fisso e abbiamo dei leggeri spostamenti laterali. Sì, in questo caso se riusciamo a mantenere anche un certo risucchio, diciamo, dell'ombelico verso la colonna vertebrale,
abbiamo un coinvolgimento maggiore degli addominali e quindi una precontrazione addominale, quindi un riscaldamento anche di quella zona muscolare. Un riscaldamento anche del tronco, quindi andiamo con pochi passaggi a fare un riscaldamento completo, efficace, e da qui possiamo iniziare a fare il nostro lavoro, se volete, con i nostri circuiti che trovate sul canale, naturalmente. Bene. Grazie per l'attenzione e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima. Buon allenamento. Ciao. Ciao.